Ciao ragazzi, un saluto dal Croz. Siamo al circuito di Imola in questo episodio, terminata quindi la prima sessione della eSport con l'Hot Lap del circuito di Spa, e il prossimo video invece è il circuito di Imola, circuito super tecnico, e quindi dedico questo video per una breve serie di giri di lap, giusto per darvi qualche spunto, non tanto ai professionisti sim racer che sicuramente sono meglio di me, ma magari i beginner che sono alla prime armi. Quindi ragazzi, entriamo qui dai box, io parto, adesso abbiamo Puma ovviamente fredda. Ragazzi, prima parte la chicane qui sinistra destra, andiamo dentro, ovviamente ci serve un giro per scaldare le gomme. Come dicevo, Imola circuito molto tecnico, quindi bisogna essere molto puliti. Io vi ho lasciato la traccia del circuito giusto per vedere un po' la referenza, anche se ovviamente vi dico bigana. Qui siamo sulla curva della Tosa, per esempio staccatona, è la staccata più grossa. Qui ragazzi, gomma super fredda, però entriamo, è importante seguire la scia e andare in uscita al massimo che si può. Quindi giro di riscaldamento questo, qui ragazzi staccata, ovviamente a gomma si frena più tardi. Seguiamo, andiamo giù verso le acque minerali, qui normalmente in quarta, poi si entra ragazzi, frenata secca e dentro e giù il gas subito su il cordolo, in uscita verso la variante alta. Importante ragazzi non arrivare troppo potenti sulla prima curva, ma prepararsi bene per andare sulla seconda ragazzi, giù il gas e sfruttare tutto il piano per andare fino a sotto. Qui invece curva difficilissima della Rivazza, si va in discesa. Io ragazzi ho corso dal vero Imola, vi posso dire che questa curva è bastardissima, ovviamente è importante frenare in tempo, altrimenti andiamo lunghi. Seguiamo sul cordolo, qua si può tenere anche la terza ragazzi, giù il gas, uscita della seconda Rivazza e andiamo sul rettilineo per ripetere il giro. Che iniziano a andare in temperatura, quindi si sente la differenza. Sono con il TC A2, vuol dire che la macchina è molto stabile. Ragazzi, qui frenata a 150, vedete che arrivo quasi lungo, seconda dentro, terza già, facciamo scorrere, la fate scorrere la macchina, gomma in temperatura, potete andare ragazzi in full gas. Qui importante ragazzi, tagliate, estate un po' esterni, entrate dentro subito e gas prima possibile sulla chicane. Qui curva della Tosa, è importante staccare in tempo ragazzi, entrare anche un po' in anticipo, però uscire, dare gas prima possibile per non perdere secondi. Qua andiamo sulla curva per scendere poi le acque minerali, ragazzi giù il gas, adesso si nota moltissimo la tenuta della macchina, qui tutto in full gas raga, frenata quarta dentro, staccatona la terza e seconda dentro e ragazzi secchi retti fuori verso la variante alta. Variante alta, come vi dicevo, cercare di sacrificare un po' l'entrata della prima, ma per aprire il gas subito. Io sono con un TC2 A2 ragazzi, provo a mettere a 1 che vedo la macchina molto stabile. Dobbiamo passare i TC ragazzi, qua frenata già subito dopo la curva, altrimenti arrivate lunghi. Chiudete, usate tutto il cordolo dentro, sacrificate un po' l'entrata, cercate di uscire a pieno gas sulla seconda della Rivazza. Via così ragazzi, staccatona ai 150, potete farla anche in terza questa se non andate troppo lunghi. Qui full gas tutto raga, fate scorrere la vettura. Tutto di Imola, questo bellissimo. Qui dentro ragazzi, gas e via. Dobbiamo stare sull'area verde ovviamente. Curva della Tosa questa, dentro vicino al cordolo, giù il gas subito, apriamo la direzione,
fate scorrere, la macchina è fuori. TC1 ragazzi va benissimo, la macchina non si scompone, sono con assetto standard, quindi non ho toccato niente. Ovviamente potete regolare l'ala e convergenza, probabilmente un po' di modifiche la, ascoltate, qui vedete non tagliate troppo sulla chicana altrimenti toccate i cordoli quelli alti, i cosiddetti panettoni. Quindi ragazzi, variante alta dentro, se potete tagliare tagliate, sempre se ammesso, e giù fuori. Costati in uscita e via. E continuiamo ragazzi con un altro giro, staccata, quasi meglio la seconda ragazzi, qua seconda, terza, facciamo scorrere via fuori, full gas, flat out sulla curva rapida, dentro. Qua ragazzi sono andato un po' largo e perdo velocità ovviamente. Curva della Tosa, abbiamo detto seconda, chiudere l'entrata e poi giù gas già. Ora tantissimo il controllo di trazione anche a 1. Posso dire che nella realtà il traction a 1, se diamo gas a fondo, questo dato adesso, la macchina parte. Ovviamente sarebbe molto più difficile nella realtà guidare, però abbiamo semplificato molto uno, se devo dire, l'assetto di questa vettura, l'ha resa abbastanza facile da guidare. Qui intanto variante alta, tagliamo dentro. Questo circuito ragazzi ho corso con una Honda Civic all'epoca in coppia con Ivan Cappelli, grande pilota, ex pilota Formula 1 che saluto, mi ha fatto da coach su questo circuito. Ok ragazzi, stiamo iniziando a prendere un po' il ritmo, ovviamente c'è da continuare a girare, fare tanta pratica, sicuramente ho provato ragazzi a staccare un po' più tardi, rado lungo, però fate questo tipo di prove, provate a fare un overbraking a vedere dove si può arrivare al limite. Vedete un riferimento, pannello, un oggetto che vi dà un riferimento ragazzi, e almeno inquadrate i punti e poi cercate di lavorare proprio sui riferimenti ragazzi. Se vedete che dovete abbassare il tempo, andate un gradino alla volta, staccate un po' dopo, accelerate un po' prima. Queste sono le tecniche di dove si va a lavorare. Per esempio ragazzi potete frenare anche dopo, è importante stare in traiettoria. Qui non esageriamo nell'entrata perché comunque dobbiamo uscire bene da qua, giù il gas, cercare di dare gas rapido, veloce per uscire rapidi. E questa curva, la variante alta, è una curva che si può guadagnare molto raga, perché se si entra male nel principio siamo fregati ovviamente in tutta la discesa, quindi e fate molta attenzione sulla rivazza, questa in discesa, frenare in anticipo ragazzi, non ne vale la pena forzare su questa curva, è importante entrare bene per essere scorrevoli, tenete il gas, provate a dare, vedete adesso ho provato a dare di più e niente, andiamo fuori, provate a verificare voi il limite, il punto di corda esatto.
Intanto facciamo le ultime curve, ragazzi. Io qua entro in quarta, poi freno, entro il giro in terza, purtroppo in questo caso ho sbagliato completamente. Potrebbe essere fluidi. Se usate Fanatec ad esempio molto più fluido Logitech Thrustmaster che uso io, vi dà un contraccolpo che a volte, come è successo adesso, vi fa perdere un po' la direzione. Sto casato penso dal sistema cinghie del volante, mentre Fanatec per esempio, o se avete un Direct Drive, sicuramente è molto più fluido. I Pro Driver sicuramente ne sanno qualcosa. Allora, andiamo a terminare questo video. Siamo agli ultimi curve, vedo che la benzina inizia a mancare. Esatto, siamo entrati adesso in riserva. Anche come dicevo, ben realizzata. Noto invece mancanza di motore, ovvero nella realtà, ragazzi, il motore spinge col turbo molto di più, la cambio di marcia è più veloce, più fluido. Qui invece vedo che sembra quasi un 458, vedete, quarta, quinta, quando invece nella realtà, ragazzi, la spinta della vettura con il turbo 488 è incredibile, avete veramente, ti dà veramente, ti incolla al sedile in accelerazione. Grande macchina. Sono ultime curve, ragazzi, qua vado sempre lungo, tentate di trovare il punto corretto, altrimenti perdiamo su tutto il rettilineo, quindi non ne vale la pena, ragazzi, entrare sbagliati sulla prima curva. Sacrificato un po' l'entrata, ma uscite bene. Qui vedete qua cambio di direzione, per esempio anche qui bisogna essere fluidi. Tanta pratica, ragazzi. Provate il più possibile qui aprire il gas, cercare di ovviamente aprire la direzione, aprire il gas il più prima possibile. Siamo ormai senza benza. Andiamo giù nelle acque minerali. Terza, ragazzi, ormai 3 di fuel. Terminiamo quindi il giro e terminiamo questo video, ragazzi, augurandovi a tutti un fantastico contest. Veramente in bocca al lupo a tutti i ragazzi che si sono iscritti al Ferrari Hublot Series. Date il meglio, ovviamente, ragazzi, ci vuole tanto allenamento, tanta sensibilità. Io per esempio, che arrivo da Assetto Corsa Competizione, come vi dicevo, riprendermi in mano Assetto Corsa mi vedo quasi uno scalino indietro, però e ragazzi, tutta sensibilità. Entriamo quindi ai box. Circuito di Imola bellissimo, circuito molto tecnico, bello da correre anche con la Ferrari Challenge, quindi vale la pena. Ragazzi, io non ho toccato niente di assetto, quindi sicuramente c'è da rivedere qualcosa, però provate, cercate di trovare il vostro limite quando avete seguito sempre i vostri tempi. Allora in questo momento magari andate a regolare qualcosa sul setup per cercare di abbassare qualcosa. Io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo, ci vediamo nei prossimi video, sempre del Croz con Sim Racing, Ferrari Series e video di Assetto Corsa. Ciao ragazzi!